con all'ordine del giorno problematiche riguardanti l'aeroporto di Grottaglie, che termina con l'approvazione dell'ordine del giorno che ovviamente andava nella direzione dell'attivazione dei voli civili di Grottaglie. D'altronde la Camera di Commercio, e quindi parlo del secondo documento, ha istituito al 23 gennaio 2012 il tavolo della mobilità, un organismo di natura concertativa fondato su un articolato documento di intenti sottoscritto dai protagonisti istituzionali di livello nazionale, interregionale e provinciale. Questo è il documento, qui stanno le firme di tutti i sindaci della provincia di Taranto che hanno sottoscritto il documento che andava nella direzione, di attivare i voli dell'aeroporto di Grottaglie, i voli passeggeri. Bene, non leggo il documento, però ve l'ho già riassunto in due battute per non annoiare. Io, prima di entrare nel merito del discorso, vorrei fare una precisazione sulla inclusione, sulla concertazione, su cui la Regione Puglia, questa Regione Puglia, questa governance della Regione Puglia ha fondato la sua istituzione. Inclusione significa cogliere le necessità e la volontà dei cittadini e attrezzarla per fare delle norme che risolvano i problemi e portino i vantaggi che i cittadini vogliono. Ebbene, vi dico un paradosso: non solo un istituto come la Camera di Commercio, che è un ente pubblico, che la legge 580 attribuisce la funzione di sviluppo dell'economia locale, non viene interpellata, non viene coinvolta, non può neanche partecipare alle riunioni, seppure ripetutamente sollecitato, deve conoscere quello che decide la Regione Puglia dalla stampa. Siamo all'assurdo. Cioè, queste decisioni che calano dall'alto, non c'è concertazione. Addirittura gli enti locali preposti allo sviluppo dell'economia di un territorio non vengono coinvolti. Questo è un qualche cosa che io reputo intollerabile se si vuole indirizzare lo sviluppo reale di un territorio. Perché si sono creati tutte queste discussioni per quello che riguarda questo aeroporto? Per un vizio di origine, quattro aeroporti, un unico concessionario. Oltretutto il concessionario è la Regione Puglia. Aeroporto di Puglia è un attimino una funzione, una finzione. Ci stanno sì dei soci, ma che ognuno di loro ha meno dello 0,1%, quindi non contano niente, fanno da paravento. In tutta Italia ogni aeroporto tiene la sua società di gestione, che pensa tutti i giorni a come fare a sviluppare il suo aeroporto. Qui invece si fa il gioco delle tre carte. Si decide sulla testa di un territorio di sviluppare certi aeroporti, mentre quello di Taranto Grottaglie puntualmente rimane al palo. Otto anni fa, si allunga la pista di Grottaglie, arriva la Legna, vengono inibiti i voli passeggeri, tranne qualche piccolo volo charter occasionale, oltretutto che viene permesso di fare con grande insistenza perché ci sono battaglie incredibili. Chiaramente l'aeroporto di Grottaglie, nelle relazioni che l'aeroporto di Puglia fa annualmente all'ENAC, risulta che non ci sono passeggeri.
Ovviamente l'aeroporto di Grottaglie non ha passeggeri, viene comunicata all'ENAC, l'ENAC parla con chi fa i piani nazionali, l'aeroporto di Grottaglie è unicamente cargo, è un aeroporto cargo. Ma perché? Perché non ci sono passeggeri, nessuno chiede di volare da Grottaglie? No, perché non ci sono stati passeggeri, pure semplicemente. Beh, insomma, io penso che non possano andare così le cose. Quattro bacini di utenza, quattro aeroporti, quattro bacini di utenza. Tre di questi bacini sono parzialmente coincidenti, cioè stanno tre cerchie, uno intorno a Bari, uno intorno a Brindisi e uno intorno a Grottaglie. Questi tre cerchi sono coincidenti con tre spicchi, quindi questi bacini d'utenza si influenzano a vicenda per una piccola parte. Che cosa si decide lontano da questo consiglio comunale? Che se non si fa partire nessun volo da Grottaglie, ovviamente il bacino d'utenza di Grottaglie, se vuole partire, se vuole volare, deve andare qua a Bari, qua a Brindisi. Quindi le fortune di quei territori si fanno sul sacrificio della pista di Grottaglie, consumando un'ingiustizia incredibile nei confronti dello sviluppo di questo territorio, che Dio solo sa se ha bisogno di fare sacrifici. Dal momento che si parla che l'avvenire di Taranto sta in altro che non nell'industria, bisogna trovare delle alternative. L'alternativa più ovvia e più naturale è il turismo. Io mi ricordo che Montezemolo, anni fa, quando venne qui a Grottaglie nella legna, ebbe a dire: i turisti non li porta la cicogna. Come si fa a parlare di turismo senza che ci sia un aeroporto? Anche perché voglio rammentarvi che tutte le strutture turistiche che sono lontane più di 30 km da un aeroporto diventano strutture di classe B, vengono declassate. Io penso che qua si verifica un caso strano, cioè, si dice che la legge si applica per gli estranei, però si interpreta per gli amici. Quando si tratta dell'aeroporto di Grottaglie, guarda caso, non ci stanno soldi, non ci stanno finanziamenti. Se qualcuno vuole partire all'aeroporto di Grottaglie, si deve cercare lui il vettore, deve fare la ricerca, il cittadino di Grottaglie deve fare la ricerca per andarsi a trovare qualcuno che vuole lavorare da Grottaglie. Ma esiste un concessionario? Nella concessione non sta l'obbligo di sviluppare l'aeroporto? In 8 anni che cosa ha fatto il concessionario preposto per far sviluppare i voli civili da questo aeroporto? Ma vedete, se viene con privato, dice, dobbiamo aspettare che viene un privato, così viene dal cielo un privato che vuole venire a lavorare, a volare dall'aeroporto di Grottaglie. Ma voi sapete che per attivare una linea, quindi avere lo start-up per i primi 2 anni, stanno da spendere dei quattrini che non vengono ristorati? Tant'è che negli altri aeroporti, quando si inaugura una nuova linea, si danno decine di migliaia di euro di contributi al vettore. Su Taranto non si pensa minimamente a dare contributi. Eppure quei contributi, probabilmente, se parliamo di regione, sono tasse anche dei cittadini grottagliesi, dei cittadini di Taranto. Non solo non si danno contributi, non solo non si agevola, non solo non si cercano vettori per Grottaglie attivamente, ma addirittura si mettono tariffe triple, è stato già detto. Ma voi pensate che può venire mai un privato a dire: voglio utilizzare l'aeroporto di Grottaglie per fare dei voli e perdere tanti quattrini per fare questo? I privati lavorano con finalità di lucro, non sono delle onlus. Questa City Line, che io non voglio sapere, indagare che fa o non fa, secondo me non può volare da Grottaglie. Perché? Ha trovato le istituzioni principali contro.
sono stati triplicati i costi, non hanno contributi in nessun genere. Il primo aereo che partirebbe da Grottaglie partirebbe vuoto, perché nessuno sa che ci sono, saprà all'epoca che ci sono voli aerei su Grottaglie. Non c'è stata la diffusione a livello nazionale. Questo, signori, è un lavoro che può fare solamente il concessionario, decidendo negli appositi siti che devono partire dalle compagnie da Grottaglie, perché deve dare il finanziamento per lo start-up. Io, come imprenditore, sono un imprenditore, non mi sognerei minimamente di andare in un aeroporto a fare un traffico quando la regione è contro, che a parole non è contro, realmente è contro. Per quanto ho il concessionario che è ostile. Insomma, signori, qua dobbiamo capire quella che è la teoria e la pratica. Se si vuole far partire voli civili, passeggeri di linea da Grottaglie, ci deve stare il concessionario che deve ricercare i vettori, deve dare le agevolazioni che dà anche, che dà su Brindisi, dà su Bari, deve fare la pubblicità, deve dare tutta una serie di servizi e magari deve far pagare qualche cosa in meno che non sugli altri aeroporti che hanno avuto la fortuna anni fa di essere aiutati a decollare. Qualunque aeroporto, Bari, Brindisi, per farlo decollare, per farlo partire, ha avuto finanziamenti e attualmente si continuano a elargire finanziamenti significativi. Parliamo di milioni di euro per far partire i voli da Grottaglie e da Bari e da Brindisi. Non capisco perché da Taranto questo non deve accadere. D'altronde, è stato già detto, Taranto è male collegata. La ferrovia, non ne parliamo proprio. Le strade, l'autostrada si prende una massacra. L'aeroporto non c'è. In effetti non esiste. Progetti, promesse, partiranno gli aerei, adesso è cargo, da 8 anni che è cargo questo aeroporto. Quanti cargo avete visto partire? Quanti vettori cargo sono stati avvicinati e contrattualizzati? Eppure sono 8 anni che è un aeroporto cargo. Ora finalmente, per fortuna, con l'assessore Giannini, a cui do atto, una operosità adeguata, si sta parlando di fare le necessarie opere infrastrutturali per collegare la Legna e l'aeroporto alla rete stradale e la rete aeroportuale. Però già all'epoca, quando fu fatto il raddoppio della pista, stavano 12 milioni per fare questo collegamento stradale. Stranamente questi soldi furono restituiti. La strada che adesso si sta progettando di fare, 8 anni fa stavano già i soldi, la volontà forse è venuta a mancare e non so spiegarmi perché. Vedete, io penso che il popolo grottagliese, il popolo tarantino, deve fare un'alzata di orgoglio, una presa di coscienza e deve pretendere dalla regione quello che ottengono gli altri territori. Quindi anche Taranto, anche Grottaglie, deve, l'aeroporto di Grottaglie deve partire con i voli di linea. Io ho letto con attenzione l'ordine del giorno del comune e ringrazio tutti i consiglieri, gli assessori, il sindaco in primis, per aver individuato questa volontà di far partire i voli di linea. Però io dico a priori che può rimanere un pio desiderio se non c'è una politica da parte specifica degli aeroporti di Puglia che dia vantaggi, rimborsi lo start-up e dia le stesse condizioni e finalmente faccia il suo mestiere di cercare lei, la concessionaria, il vettore, le compagnie che devono venire a volare da Grottaglie, perché lei conosce la normativa, la legislazione, sta sul mercato, conosce tutti quanti. Non si può pensare che uno qualunque del pubblico faccia venire qui un vettore,
Per me è una cosa assurda. Mi auguro di non essere il cattivo profeta per la City Line, però io non lo so come potrebbe fare la City Line a volare. Mi auguro che insista in questa posizione, però i presupposti, a mio parere, non ci sono. Grazie, dottor Sportello. Grazie. Io...